Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video Cosa mangio in un giorno? Iniziamo dalla colazione. Allora, questa mattina, come al solito, qui ho la mia acqua calda e provo questo tè che è nuovo per me, di Twinings. Ha un profumo cioccolatoso fantastico, veramente è uno spettacolo. Ed è questo qui, si tratta di questo Nutty Chocolate Flavor Assam. Ed ha un profumo appunto di cioccolata e di nocciole. Qui ci sono le spiegazioni come fare, insomma, a fare questo tè, e dice appunto di lasciarlo in infusione per 3-5 minuti e poi magari di metterci un pochino di latte oppure di berlo così scuro, nero. E niente, io lo berrò senza latte perché non ho il latte con me stamattina, quindi lo proveremo scuro, ma si sta colorando tantissimo. Che profumo! Va bene, poi qui ho questi, mi piacciono moltissimo questi mini fingers. Sono dei piccoli, così diciamo, sono delle piccole dita di cioccolato. Sono ricoperti di cioccolato al latte e dentro sono dei biscotti. Sono veramente irresistibili, uno tira l'altro, infatti la confezione è quasi finita. E poi vabbè, mi mangio anche una di queste noccioline giapponesi, buonissime, che sono ricoperte di caramello e fanno anche di vaniglia. Queste sono un'altra cosa proprio strabuona. E poi ho fatto il banana bread. La ricetta del banana bread la trovate sul mio blog, vi lascio il link, però mi pare di aver fatto anche il video. Vabbè, vi lascio tutto, link, video, blog, tutto. Banana bread è stragoloso, mi piace, io ci metto in mezzo anche le uvette. Questo non l'ho ricoperto, però certe volte lo ricopro con la glassa allo zucchero. Mi piace così, mi piace anche un po' tostato, oppure con un velo di marmellata, ma stamattina me lo mangio così, semplice, semplice, gustoso, e anche questo è straprofumato. Va bene, allora questa è la mia colazione, adesso assaggio il tè, così vi dico se mi piace. Il tè è molto buono, mi piace tanto, lo sto continuando a tenerci il filtro dentro, sta diventando nerissimo, però sento questo sapore di nocciole con un pochino di cioccolato ed è proprio buono. Sicuramente sarà buono anche con un po' di latte. Io qua ho mangiato anche il mio banana bread. E quindi niente, adesso mangio queste altre due cosette e questa è la mia colazione. Spero che sia stata una colazione piacevole. E adesso vi saluto e ci vediamo dopo. Ciao! Sono appena tornata a casa e adesso voglio provare questa bibita che ho comprato. Sono andata in profumeria praticamente a comprare uno sciroppo per la tosse, cioè in profumeria vendono comunque anche gli sciroppi. E poi vabbè, ho comprato queste altre cosine che mi servivano, questa cosa qua di Benefit, va bene. E lì ho comprato anche una bibita, perché naturalmente in profumeria, farmacia vendono anche le bibite, ma non solo le bibite, vendono anche le caramelle, insomma, le patatine, i cioccolatini, va bene. E adesso proviamo questa, che è una bibita all'aloe che sa di melograno, dovrebbe sapere di melograno. Non ci sono i pezzetti di aloe, o ci sono? C'è qualcosa in mezzo, vediamo un po'. Ma dei pezzettini ci sono, ma non danno fastidio ed è una bibita veramente molto gradevole. Mi piace tanto, molto dissetante, avevo una grande sete e devo dire che mi ha già dissetato, però è anche dolce, quindi non so fino a che punto toglierà la sete. Comunque qui c'è scritto di cosa si tratta. E vabbè, questa era la mia, diciamo, merendina, e ci vediamo dopo. Ciao ciao!
Eccoci all'ora di pranzo. Oggi che cosa scalderò mai? Scaldo questi, ovvero questi sono dei chicken e shiitake mushroom ramen noodles, ovvero dei noodles, questi qua, con i funghetti shiitake, che sarebbero quelli giapponesi, e un po' di pollo, un po' di verdurine varie, low fat, ma anche ricco di fibre. Sono 380 grammi e le calorie sono 288, quindi basse, poche calorie, ed è un pochino speziato questo piatto che si fa al microonde, quindi adesso io lo metto nel mio microonde. Ecco qua, insomma, questi noodles che sono nel mio piatto. Come vedete è insomma bello ricco e fumante. Infatti mi si sta appannando la telecamera, vabbè. E come vedete, vabbè, ci sono i germogli di soia, si vedono i funghetti, ci sono delle piccole pannocchie, c'è qui della verdurina, e poi ci sono, visto che c'erano anche i fagioli di soia, eccoli qua, e vabbè, poi c'è il pollo. Adesso l'assaggio, così vi dico insomma cosa ne penso. Ci metto un po' di questa salsina, che è una salsina con lo zenzero. Ed ha un buon profumo, devo dire che c'è un buon profumo speziato, ma non sono quelle spezie insomma che danno fastidio, ma adesso l'assaggio e vi dico cosa ne penso. Faccio un bel boccone qui con pasta e anche pollo, assaggio, vi dirò com'è questa parte. Allora, qua quasi finito il mio pranzo perché mi sono messa a mangiare e mi sono dimenticata di filmare e anche di dovervi dire che cosa ne pensavo. E niente, come vedete qua l'ho quasi finito, ho gradito molto questo piatto, è un pochino speziato, piccante ma poco, io non mangio piccante, quindi è piacevole. Ha un ottimo sapore, si combinano bene i sapori appunto dei vegetali con il pollo e anche con questi spaghettini. Questi piatti così compositi mi piacciono tanto perché mangio insomma con un piatto, è un piatto unico per mangiare il primo, il secondo e anche il contorno tutti insieme. Quindi sicuramente io questo piatto lo ricomprerò, questa cosina che ho comprato perché è molto buona, mi piace tanto. Niente. Io adesso bevo anche la mia acqua e poi ho un dolcino qua, una mini porzione di caramello salato e ganache al cioccolato. Adesso finisco il mio piatto qui e ci mangiamo anche questo insieme. Veniamo al dolcino che io ho già scartato, per così dire. Sopra c'è tutta questa ganache al cioccolato e sotto si vede il caramello salato. Questa è una porzione mini per non sentirsi troppo in colpa. E qui nel tappo c'è anche il cucchiaio, così questo è uno di quei dolcetti, se io riesco a aprire, che si portano diciamo nel cestino del pranzo al lavoro. Ecco qua, questo è diciamo il cucchiaino, la paletta con... però siccome sto a casa e mi piace essere così più comoda, userò il cucchiaino. E quindi vediamo un po' questa ganache com'è. Eccolo qua, questo è il contenuto del barattolo, ovvero uno strato cioccolatosissimo e poi il caramello. Ha un profumo di cioccolato fantastico, questo dolce lo conosco già perché l'ho mangiato altre volte e vi assicuro che è veramente goloso. Quindi niente, questo è il mio pranzo con dolcetto finale e ci vediamo poi per continuare questa giornata mangereccia. Ciao ciao! Sono appena tornata a casa, sono stata un po' in giro oggi pomeriggio, ho comprato questa busta di tela nella mia cioccolateria preferita e naturalmente ho riportato a casa dei cioccolatini, vabbè, uno, anche un po' d'acqua, che non può mai mancare, e qui c'è una bella confezione di cioccolatini. Me l'hanno tutta incartata con la loro carta così a strisce che è un po', insomma, sì, sono un po' i colori simbolo di questa cioccolateria. Adesso apriamo il pacchetto, vi faccio vedere cosa ho preso e proviamo qualcosa. Questa è la scatolina dei cioccolatini, è una scatolina dorata e nera e sotto trovate praticamente la descrizione di tutti i cioccolatini che sono tutti ripieni e tutti diversi, eccoli qua. E c'è un primo diciamo strato di cioccolatini, poi si solleva questa parte e sotto c'è un'altra
un'altra confezione, come posso dire. Ci sono altri cioccolatini, quindi ci si può sbizzarrire ad assaggiare i cioccolatini. E questo è il cioccolatino che ho assaggiato io, è un cioccolatino fondente ripieno di menta. Mi piacciono moltissimo i cioccolatini alla menta. E questa è la mia merendina, ci vediamo per la cena, ciao! E benvenuti alla mia cena di questa sera, che è una cena orientale. Infatti, vedete qua ci sono le bacchette, ho preparato una cenetta a base di sushi e queste sono delle bacchette originali cinesi, in verità, che mi hanno riportato i miei amici Paolo e Andrea, che io saluto, grazie, è un bellissimo regalo. E saluto anche Alessandro e Samantha, ciao ragazzi! E niente, quindi userò queste belle bacchette stasera per mangiare, insomma, del sushi preso al Japan Center. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Ed eccolo qua il sushi che ho comprato. Allora, vabbè, ho fatto qui degli asparagi lessi, poi c'è il sushi con il salmone, questi sushi con il tonno e le verdurine, e questo invece è all'anguilla. A me piace moltissimo perché ha questo sapore un po' dolciastro particolare. Qui ho messo la salsa di soia. Insomma, questa è la salsa di soia che compro di solito, e in mezzo alla salsa di soia metto un pochino di wasabi, e poi a me piace anche usare il limone per condire gli asparagi lessi. E poi c'è la mia solita acqua minerale che bevo così, e niente, quindi questa è la cena di questa sera, leggera. E spero che questo Cosa mangi in un giorno vi sia piaciuto. Io vi saluto e ci vediamo la prossima settimana, sempre di mercoledì, con un nuovo Cosa mangi in un giorno. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Ciao, grazie.